Per agevolare la riscossione dei tributi e per dare la possibilità ai cittadini giarresi di ridurre i debiti contratti con l'ente tramite un piano di rateizzazione che esclude more e costi amministrativi, la Giunta Comunale ha approvato ieri un atto di indirizzo con il quale viene formulata espressa proposta al Consiglio Comunale per aderire alle disposizioni del Decreto Legge Fiscale 193 del 2016, convertito in legge dal Senato, che disciplina la definizione agevolata delle entrate degli enti locali. Si tratta della possibilità per gli enti locali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016. Uno strumento che consentirà all'ente di contrastare l'evasione fiscale e che darà l'opportunità ai debitori di pagare agevolmente i tributi. Abbiamo ritenuto opportuno aderire alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 ter del decreto legge 193 del 2016, dichiara il vice sindaco Salvo Vitale con delega a bilancio e finanze, al fine di agevolare la riscossione dei crediti vantati dal comune e dare l'opportunità ai cittadini giarresi di ridurre il proprio debito relativo a tributi comunali, in quanto sarà possibile rateizzarlo ed escludere le sanzioni per ritardato pagamento e costi amministrativi. Il sindaco Angelo Danna ha sottolineato che l'adesione alla definizione agevolata dei tributi comunali rappresenta un modo concreto per agevolare i nostri concittadini a poter far fronte al pagamento, anche rateizzato, dei tributi comunali notificati a partire dal 2000. Si tratta di un punto del nostro programma politico elettorale riguardo l'attenzione verso le persone in difficoltà, conclude il sindaco. Il prossimo step prevede la predisposizione degli atti e di un regolamento contenente tra l'altro l'eventuale numero di rate con relativa scadenza, modalità di manifestazione di volontà del debitore ad avvalersi della citata possibilità, termini per la presentazione della domanda che dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione finale.